Ciao ragazzi, allora nuovo video. Questo, come avete letto dal titolo, sarà un nuovo video riguardante una linea di skincare che avete visto voi in tantissime in primis da Lidl e che finalmente sono riuscita anche io a vedere ieri che sono stata a fare il mio solito giretto di spesa da Lidl. Mi avete segnalato di questa linea appunto di prodotti viso, quella per farvi capire dal packaging rosa, su Instagram e quindi sono stata molto curiosa di vedere se questi prodotti hanno o meno un buon inci. Per prima cosa, il nome della linea è Eternal Orchid e come vi dicevo anche precedentemente, ha tutti questi packaging rosa davvero molto carini. La collezione naturalmente è marchiata Sienne ed è composta totalmente da quattro prodotti. In primis abbiamo la crema al giorno Eternal Orchid. Vi lascio anche tutte le foto qui, anche con la confezione interna, perché da quello che ho capito hanno dei packaging davvero molto carini. La confezione contiene 50 ml di prodotto e ragazze, purtroppo questa crema al giorno non ha un buon inci in quanto fra gli ultimi ingredienti contiene come sempre dei parabeni che in questo caso hanno la funzione di conservanti e fra i primi ingredienti, oltre all'olio di mandorle dolci, che fino a lì sarebbe stata una crema ottima e da provare assolutamente, troviamo anche purtroppo il ciclopentasiloxane, che è sì un silicone volatile, ma è pur sempre un silicone. Proseguiamo con il siero. Naturalmente Eternal Orchid, anche questo dal packaging davvero molto carino e secondo me il siero è uno dei prodotti con inci peggiore in quanto è molto sintetico, contiene come sempre i soliti parabeni, anche estratti naturali fra i primi ingredienti, ma ragazze assolutamente non ci siamo. Stessa cosa anche della Eternal Orchid, troviamo il contorno occhi, anche questo packaging molto simile a quello delle creme viso, però la confezione contiene 15 ml di prodotto. Il contorno occhi poteva anche avere un inci abbastanza buono, l'unica cosa che troviamo anche qui tantissimi parabeni. Mi dispiace tantissimo perché sinceramente fra tutti appunto i prodotti della linea è quello che non mi sembrava affatto male. L'ultimo prodotto è poi la crema notte e anche qui la confezione contiene 50 ml, ma più o meno ragazze siamo allo stesso livello appunto della crema giorno. Troviamo BHT PEG, dimeticone e ciclopentasiloxane fra i primi ingredienti. Devo dirvi che sono molto dispiaciuta perché questa linea mi ispirava davvero tantissimo, però ragazze, nessuno, ma veramente nessuno dei prodotti esposti ha un buon inci. Quindi, come potete vedere, alla fine ho preferito non acquistarli. Con questo è tutto, vi mando un bacio grande, ricordate di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!